Amici della Twin Sebastiani, benvenuti sul nostro canale. Vi stiamo trasmettendo le immagini della partita di basket inerente al campionato Under 15 Eccellenza, Regione Marche 2013-2014, qui alla provincia di Fermo, presso il Palasport di Montegranaro, dove si stanno affrontando la Sutor Montegranaro in maglia gialla contro gli Amatori Sport Falconara in maglia rossa. Andiamo a presentare le squadre. Andiamo a presentare la squadra ospite, Amatori Sport Falconara, col numero 8 Paladino, col numero 9 Osimani, col numero 10 Pierani, col numero 12 Compagnucci, col numero 14 Cori, col numero 18 Tricarico, numero 21 Mosciano, 22 Palombini, col numero 27 Ciciliani, col numero 33 Fava, col numero 34 Piazzola, con il numero 40 Mori, coach Luconi. Andiamo a presentare la squadra locale, la Sutor Montegranaro, con il numero 4 Lelli, numero 5 Fallappa Edoardo, numero 6 Torresi, numero 7 D'Amico, numero 9 Marra, numero 10 Fallappa Alessandro, gemello di Fallappa Edoardo, numero 11 Barbante, numero 12 Trisciani, numero 13 Guardiani, numero 14 Pangrazzi, numero 15 Ciarpella, numero 16 Pagliaricci, coach Castorina, assistente Ciarpella. Arbitrano l'incontro Sebastiani di Porto Potenza e Marinelli di Civitanova Marche. È iniziata da circa due minuti questa partita qui al Palasport, dove i locali conducono per 4 punti contro gli 0 degli ospiti. In attacco i rossi del Falconara. Con il numero 14 Cori, dà alla palla al numero 34 Piazzola, che riesce a prendere un fallo e quindi alla lunetta due tiri per il numero 34 Piazzola del Falconara. Primo tiro per lui preso. Due su due, bravissimo Piazzola. Riparte il numero 7 giallo Montegranaro, D'Amico. Marra al numero 11 che prova Barbante, ma non c'è canestro per lui. Partita che è partita molto tiratissima già dai primi secondi per questo Under 15 Eccellenza. Non c'è canestro per il numero 7 D'Amico. Prova dalla lunga distanza il Montegranaro, numero 11 Barbante, ma purtroppo non c'è canestro per lui. L'arbitro Sebastiani indica fuori e ripartono i rossi. Prova il numero 9 e canestro per Osimani del Falconara, due punti, quindi siamo 4 pari. C'è un altro fallo da parte dei rossi. Numero 7 prende palla D'Amico. Ciarpella, prova il numero 11 Barbante, ma sbaglia il canestro e ripartono i rossi all'attacco. Lunga distanza per il 34 che Piazzola
non riesce ad arrivare al tabellone. Vi ricordiamo, per chi si è collegato in questo momento sul canale della Twins Bastiani, che sul nostro sito www.twinsbastiani.it trasmettiamo queste partite per dare la possibilità ai genitori non presenti qui al palazzetto di poter rivedere i loro figli giocare, quindi si possono sedere comodamente sul divano e gustarsi la partita dei loro ragazzi. Quindi c'è stato già un canestro per il Montegranaro che è giunto al 6 punti più un fallo, quindi la lunetta è il numero 7 che realizza D'Amico, quindi porta la sua squadra a 7 contro i 4 della squadra ospite in maglia rossa. Fallo da parte del numero 9, quindi alla lunetta il numero 9 dei Rossi Osimani. Ci sono due tiri a favore per lui, primo tiro centrato, secondo e ultimo tiro, anche 2 su 2, bravo Osimani. Punteggio attualmente in questi 4 minuti di gioco viaggia parallelo e abbiamo una realizzazione da parte del Montegranaro che porta a un punteggio di 9 punti contro i 6 del Falconara. L'arbitro Marinelli segna passi e si ricomincia con le maglie gialle. Numero 7 porta palla, D'Amico. D'Amico. Barbante, D'Amico. Prova a lunga distanza, bravissimo il numero 15 Ciarpella. 12 a 6. Altri 2 punti per il numero 12 Compagnucci del Falconara e guadagna anche un fallo, quindi numero 22 Palombini alla lunetta. Un tiro per lui, preso il canestro. E vanno a 9 punti contro i 12 del Montegranaro. Numero 9 prova, purtroppo batte due volte sul ferro ma non entra la palla. Sfortunato Osimani, sta disputando un'ottima partita, come in compenso tutti quanti i ragazzi che stanno giocando. Bellissima partita, equilibrata al momento. Ricordiamo il risultato: 12 Montegranaro su Tor contro i 9 dell'Amatori Sport Falconara. A 4 minuti e 42 secondi al termine del primo quarto qui al Palasport di Montegranaro. Prova la lunga distanza del numero 22 Palombini, non c'è canestro per lui, guadagna un fallo, quindi andrà alla lunetta. C'è un minuto di sospensione,
chiesto dai locali. Castorina dovrà dare delle direttive ai suoi ragazzi, come del resto anche il coach Luconi. Sul nostro sito potete anche, per gli amanti del basket, seguire l'Eco Il Pidiense, dove il nostro staff riprende tutte le partite interne e a Porto Sant'Elpidio. Potete vedere anche la San Giorgese 2000 Serie D e la Serie C2, alcune partite da noi riprese della Porto San Giorgio Virtus. Pronto il numero 14, Cori alla lunetta, due tiri per lui. Primo tiro centrato, va con il secondo tiro ed ultimo tiro e riporta quasi la sua squadra al pareggio della Sutro Montegranaro, quindi 12 Montegranaro, 11 Falconara. Attacca il numero 11 Barbante, prova, passa al numero 15 che tenta, ciarpella un tiro di lunga distanza, ma purtroppo non c'è canestro per lui. Riprendono l'imbalzo i rossi e attacca il Falconara con il numero 9, sempre Osimani, due punti per lui e porta la sua squadra in vantaggio. Numero 10 prova sotto canestro, Montegranaro, Falappa, Alessandro, ottimo canestro. 14 il Montegranaro contro i 13 della squadra ospite. Osimani, ostacolato da una grande difesa gialla, riesce a guadagnare anche tiro libero. C'è un cambio da parte dei rossi del Falconara, esce il numero 22 Palombini ed entra il numero 10 Pierani. C'è anche un cambio da parte dei gialli, esce il numero 11 Barbante e entra, se riusciamo a vedere il numero 16 Pagliaricci. Alla lunetta il numero 9 Osimani, Amatori Sport Falconara. Due tiri, così ha detto l'arbitro. Primo tiro per lui, non preso il canestro. Secondo tiro e ultima disposizione per il numero 9 Osimani, 2 su 2 sbagliati. Chiede palla il numero 15 che lo vede il suo compagno, il numero 9 prova, non c'è canestro per lui, per Marra, il numero 34 rimane smarcato e Piazzola, però dopo il suo tiro non c'è canestro, si lamenta il coach Luconi con i suoi ragazzi. Notiamo che il coach Luconi segue attentamente, secondo per secondo, le azioni dei suoi ragazzi, cosa giusta. Numero 27, primo tiro, Ciciliani. Secondo tiro sbagliato,
C'è un cambio per il Monte Granaro, esce il numero 9, entra il numero 5 Falappa Edoardo. Numero 15 penetra sotto canestro e due punti per Ciarpella. Ripartono i rossi con Osimani che passa un assist perfetto al suo compagno, al 27 Ciciliani, ma purtroppo sbaglia un canestro. Due tiri per il numero 14 Cori del Amatori Sport Falconara, primo tiro per lui, preso, 16 Montegranaro, 15 Falconara. Bravissimo Cori, 2 su 2 e porta la sua squadra in parità con la squadra locale. Sbaglia il numero 5 Falappa il passaggio al suo compagno e tutto salvato dal ragazzo del Monte Granaro. Dieci secondi, 6, sbaglia altri canestri i gialli. Ripartono i rossi, intercetta il numero 5 Falappa che fa guadagnare una palla al numero 15 Ciarpella e realizza due punti. 27 non era sincronizzato con la palla, poteva guadagnare un canestro, purtroppo è stato un errore e quindi ripartono i gialli a 1 minuto e 24 secondi alla fine di questo primo quarto qui al Palasport di Montegranaro. Numero 5 dalla lunga distanza Falappa prende il ferro, purtroppo non c'è canestro per lui, ma sistema la situazione il numero 7 D'Amico. Portando la sua squadra, il Monte Granaro D'Amico, a 20 punti contro i 16. Altri due punti guadagnati da parte del Falconara, bellissima partita. Più un fallo. Alla lunetta il numero 10 Pierani, esce il numero 9, c'è un cambio Osimani, entra il numero 22 Palombini. L'ho detto, alla lunetta Pierani, un tiro per lui, non c'è canestro, riprende di nuovo lui la palla, non c'è canestro, un altro tiro, attaccano i gialli. Vogliono guadagnare i gialli altri due punti in questi ultimi secondi di gioco del primo quarto. Fischia Marinelli. Diciotto secondi al termine di questo primo quarto. Numero 22 perde un po' di tempo Palombini cercando di realizzare questo canestro che purtroppo non ci riesce. Quindici decimi, mai finisce con questo punteggio.
primo quarto qui al Palasport di Montegranaro, termina con il Montegranaro 20 punti contro i 18 del Amatori Sport Falconara.